Vicenza alla grande per Francesca Michelin, che questo pomeriggio ha iniziato il suo lungo viaggio verso l'Eurovision Song Contest di Stoccolma proprio dalla sua Bassano. Però io sono di Bassano del Grappa e ci tenevo tantissimo a partire da qui per questo viaggio, perché comunque insomma è qui dove sono nata, è qui dove è nato tutto, anche la mia passione per la musica e tutto questo amore per la mia città. Voglio portarlo a Stoccolma in queste sei tappe d'avvicinamento per appunto all'Eurovision, questi sei gradi di separazione. Armonica, un pullman da vera star pronto a partire e tanti fan accorsi a salutarla. Ma prima di partire, Francesca, oltre a rilasciare un'intervista ai nostri piccoli collaboratori della TV dei ragazzi, ha accolto l'appello del comitato Salviamo il Ponte degli Alpini, prendendo parte all'immancabile viaggio in canoa. Questo è proprio il manifesto di Bassano, è proprio il simbolo, è un posto pazzesco, tutte le persone che ci passano rimangono senza fiato, bisogna veramente proteggerlo e chissà che insomma si riesca a preservare. Hai uno zaino in spalla, cosa ti porti fino a... Beh, in realtà ci sono tante cose che mi porto, di sicuro tanto di Bassano appunto, e ci saranno tanti compagni d'avventura. Io sono appassionata di dinosauri, quindi ci saranno tanti dinosauri di peluche e altre cose del genere. E poi ho portato un po' di strumenti musicali per fare un po' di gigs, per dirla all'inglese, in giro per l'Europa, e poi porterò anche dei semi, perché comunque il concetto è quello di regalare dei semi alle persone che incontrerò, perché loro le possono piantare e dopo vedere cosa succede poi sul palco dell'Eurovision, cosa fiorirà. In bocca al lupo, Francesca!